Torna ad aumentare il livello di guardia negli ospedali del Lagro, sale il numero degli arrivi dei pazienti contagiati anche a Lombardo I. Spesso si trasformano in jolly i medici per poter fronteggiare le emergenze e contribuire all'isolamento dei pazienti gravi che giungono in urgenza per altre patologie, ma che poi risultano positivi ai tamponi d'ingresso al pronto soccorso, neurologia, chirurgia d'urgenza e cardiologia, le situazioni più complesse. Il problema di questa nuova ondata non è tanto assolutamente la pericolosità come impatto clinico sui pazienti, nel senso che parliamo ovviamente di pazienti vaccinati, perché i pazienti vaccinati vi assicuro che anche se sono positivi al tampone, sono nella stragrande maggioranza dei casi assolutamente asintomatici e stabili. E questo è un messaggio forte che io vi invito a divulgare sempre, perché c'è un abisso tra il paziente che è vaccinato e il paziente che non è vaccinato, prima di tutto come quadro clinico. Poi ovviamente il problema è gestionare, perché vista l'ampiezza della diffusione dell'attuale livello di contagiosità, ovviamente quello che ci capita è il paziente che arriva in ospedale con un'altra patologia, anche grave, magari l'infarto o l'ictus, e poi risulta positivo al tampone, quindi diventa un problema gestionale molto importante, che ricade ovviamente in primis sul pronto soccorso e poi sui reparti di degenza, soprattutto quelli che lavorano in regime di urgenza, no? Come la cardiologia, la neurologia interventistica, cioè la chirurgia d'urgenza, sono tutti reparti in cui può succedere, purtroppo noi non possiamo esimerci dal salvare la vita a persone perché sono positivi. Il problema ovviamente è di gestione. Allora, come numeri, purtroppo sì, nel senso che normalmente ormai chi accede all'ospedale viene sempre sottoposto a tampone. Allora, c'è una fascia di pazienti che può essere ricoverata, ma non è estremamente urgente come condizioni, per cui viene fatta, diciamo, aspettare in un'area di osservazione che è gestita prevalentemente dal pronto soccorso, in cui si aspetta il risultato del tampone molecolare. In ingresso fanno tutti, buona parte fanno l'antigenico, che però ovviamente ha un valore relativo, quindi quelli che possono aspettare aspettano in quest'area di osservazione. Il problema serio sono i pazienti gravi, cioè quelli che vede essenzialmente, ripeto, i reparti d'urgenza, in primis, ripeto, cardiologia, neurologia e chirurgia d'urgenza, perché sono quelli in cui il paziente lo dobbiamo trattare necessariamente. E quindi ovviamente fanno un tampone rapido in ingresso e vengono portati, diciamo, in aree un po' più protette all'interno delle terapie intensive, ma comunque ovviamente è complicato perché avremo bisogno di aree intensive dedicate solo a questi. La carenza di personale al pronto soccorso sta complicando comunque anche la situazione dell'intero ospedale perché bisogna coprire i turni e in questo momento non è semplice. Oltretutto, con un turnover anche di operatori sanitari, che si è contagiato nei giorni scorsi. E questa è una situazione che ci sacrifica molto perché dobbiamo sottrarre risorse ad altre condizioni e ovviamente è di difficile gestione, perché poi chi fa pochi turni in pronto soccorso poi si trova ovviamente a disagio a muoversi in un ambiente di questo tipo. Devo dire, tutti insieme stiamo facendo comunque un ottimo lavoro, in primis chi gestisce il pronto soccorso, che è la dottoressa Esposito, che lavora tra mille difficoltà. E auspichiamo, nell'anno nuovo è stato bandito un concorso che era atteso da un po' di tempo, sperando di riuscire a arruolare personale per il pronto soccorso e qualcosa per gli altri reparti.